L'endocrinologia è una branca molto importante della medicina che molti pazienti non conoscono. Grazie all'endocrinologia vengono curate patologie diffusissime come il diabete e l'obesità. Diabete e obesità sono due malattie caratteristiche del nostro tempo. Ecco come prevenirle, combatterle e sconfiggerle. Ne parliamo con la dottoressa Chiara Secchi, endocrinologa al Poliambulatorio Trecci Salute di Reggio Emilia di Via Largo Gerra 2, dove si occupa di visite diabetologiche e di visite per il trattamento farmacologico dell'obesità. L'endocrinologo è un medico specializzato nelle patologie endocrine, quindi tutte quelle patologie che riguardano gli organi che producono degli ormoni. Gli organi più famosi sono la tiroide, abbiamo la paratiroide, abbiamo i surreni, le gonadi e nell'ambito dell'endocrinologia grande ruolo ha anche la parte endocrina del pancreas che crea una materia a sé, cioè quella della diabetologia. Quindi endocrinologo e diabetologo solitamente appunto rappresentano la stessa specializzazione e sono volti ai problemi ormonali o ai problemi di diabete. Ad oggi poi con altri ormoni che avanti la scoperta del ruolo degli ormoni, rientra tra le patologie endocrine anche l'obesità, proprio dovuta molto spesso a delle condizioni di prediabete o di alterazione del metabolismo che portano poi all'aumento di peso. Quindi l'endocrinologo diabetologo è quella persona che si occupa di tutte queste condizioni che vanno alla base delle alterazioni ormonali. Quando si parla di endocrinologia si pensa subito alla tiroide, ma che cos'è effettivamente la tiroide e quali sono gli aspetti che gestisce? Sì, la tiroide è l'organo endocrino più, tra virgolette, famoso perché sono molto comuni nella popolazione italiana le patologie a carico della tiroide. La tiroide è una ghiandola a forma di farfalla che si trova proprio qui, davanti al collo, nella parte anteriore del collo, ed è una ghiandola molto importante perché è alla base di tutto quello che è il metabolismo corporeo tramite la produzione degli ormoni tiroidei. Perché è così famosa, tra virgolette? Perché in Italia sono molto comuni le disfunzioni tiroidee, in particolar modo l'ipotiroidismo legato alla tiroidite cronica autoimmune. Questa è una malattia autoimmune molto comune in cui piano piano si va incontro a una disfunzione tiroidea, per cui la tiroide inizia a zoppicare, a funzionare sempre di meno a causa di un attacco autoanticorpale, e quindi a quel punto si assiste a quelli che sono i sintomi dell'ipotiroidismo, quindi la stanchezza, la forte debolezza, come se qualcuno spingesse sul pulsante rallentatore. Quindi ci si sente un pochino rallentati, e quindi solitamente sono questi sintomi che portano i pazienti a fare una valutazione della funzionalità tiroidea. E molto spesso appunto c'è un ipotiroidismo legato alla tiroidite autoimmune, per cui si va dall'endocrinologo per iniziare una terapia sostitutiva che integri quella funzionalità tiroidea che ormai è minacciata da questa patologia. Un'altra cosa molto importante e molto frequente, altra patologia molto importante, è quella dei noduli tiroidei, che sono praticamente la costante nella popolazione italiana, perché a causa della carenza di iodio nel nostro cibo, per quanto l'Italia sia circondata su tre lati dal mare, purtroppo lo iodio non si respira ma si mangia. E quindi anche se siamo circondati dal mare, e quindi penseremmo di essere super ricchi in iodio, in realtà il nostro terreno è povero di iodio, e quindi non abbiamo, l'Italia è un paese gozzigeno, si dice, cioè che tende a fare noduli della tiroide proprio per questa mancanza di iodio. È il motivo per cui al supermercato vediamo come nel sale marino che si acquista è stato aggiunto lo iodio, proprio per sopperire a questa mancanza naturale di iodio che c'è nel nostro cibo. Nonostante questo, in generale la popolazione italiana tende a fare noduli alla tiroide, e questo purtroppo non è una cosa che si può scoprire tramite gli esami del sangue. Per fare la diagnosi di noduli tiroidei è necessaria l'ecografia tiroidea, che ad oggi quindi è uno dei mezzi più semplici, innocui e precoci per fare la diagnosi di noduli tiroidei. Ovviamente non tutti i noduli tiroidei sono dei noduli maligni, nella stragrande maggioranza dei casi si parla di noduli benigni, ma laddove all'ecografia tiroidea ci fossero aspetti ecografici del nodulo che non convincono il clinico, si può fare un esame di secondo livello, che è l'ago aspirato, che serve proprio in quei noduli sospetti a studiare citologicamente le cellule del nodulo per capire, per orientarsi sulla diagnosi di noduli
nodulo tiroideo benigno o maligno, quindi poi il tumore della tiroide con tutto quello che ne consegue. Come dicevo, la funzionalità tiroidea e la struttura tiroidea sono due cose disconnesse, quindi non è tramite un'ecografia del collo che si può vedere se la tiroide funziona e non è tramite gli esami del sangue che si può vedere se una tiroide ha i noduli. Quindi per un giusto inquadramento della tiroide bisogna fare degli esami ormonali su sangue della funzionalità tiroidea e un'ecografia tiroidea per scoprire se ci sono noduli. Sono più frequenti questi casi nelle donne o negli uomini? Allora sì, in generale le patologie tiroidee sono più frequenti nella popolazione femminile, anche se è molto frequente anche nella popolazione maschile, motivo per cui la prevenzione delle patologie della tiroide è consigliata ad entrambi i sessi, soprattutto se c'è familiarità per patologia tiroidea. Solitamente esistono famiglie che hanno la tendenza a fare malattie autoimmuni e anche famiglie che tendono appunto a fare i noduli tiroidei, quindi in generale la familiarità per patologia tiroidea suggerisce a maschi e femmine, a prescindere, di fare ogni tanto dei controlli della tiroide. L'ipertiroidismo è una patologia un po' meno frequente rispetto all'ipotiroidismo e rispetto al nodulo tiroideo, può avere varie cause. A volte anche semplicemente l'aver assunto determinati farmaci può provocare un ipertiroidismo, dove per ipertiroidismo intendiamo un eccessivo funzionamento della tiroide, quindi una tiroide che funziona troppo. Esiste una malattia autoimmune che si chiama Basedow, che provoca un ipertiroidismo sempre di natura autoimmune, quindi sempre di natura autoanticorpale. A volte possono esserci dei noduli che iniziano a funzionare da soli e quindi a provocare un ipertiroidismo, quindi diciamo le cause dell'ipertiroidismo possono essere molteplici. La diagnosi è molto semplice, basta fare un prelievo del sangue e degli ormoni tiroidei per poter capire se ci troviamo di fronte a una tiroide che funziona bene, e quindi si dice eutiroidismo, una tiroide che funziona troppo poco, ipotiroidismo, o una tiroide che funziona troppo, ipertiroidismo. Alla luce poi di questi ormoni sarà l'endocrinologo che sulla base dell'anamnesi e della visita clinica si orienterà sulla diagnosi e sulle successive indagini da eseguire. Dottoressa, prima diceva che l'endocrinologo studia anche il diabete. Come si può prevenire? Che tipi di diabete ci sono? Soprattutto quali sono le conseguenze nell'avere il diabete? Certo, allora il diabete è una patologia frequentissima e sia appunto l'endocrinologo, nella fattispecie il diabetologo che è specializzato nella cura del diabete, si occupa proprio sia della cura del diabete ma anche ormai della prevenzione. Esistono alcuni tipi di diabete, di cui il più frequente è il diabete di tipo 2, che solitamente insorge in età adulta, soprattutto nel paziente sovrappeso o obeso che ha una sindrome metabolica, quindi quello che volgarmente viene chiamato il diabete alimentare, per distinguerlo dal diabete di tipo 1, che è molto meno frequente e che è una forma di diabete che necessita dell'insulina e che viene diagnosticato solitamente in età infantile, quindi nei bambini. Il più frequente, appunto, come dicevo, invece è il diabete dell'adulto, il diabete di tipo 2, che trova nelle sue cause molto spesso la sedentarietà, una dieta ipercalorica, una dieta ricca in zuccheri, quindi tutto quello che porta ad un sovrappeso e un'obesità, che aprono la porta alla possibilità di aumentare il rischio di avere diabete di tipo 2. È molto importante fare una diagnosi precoce di diabete di tipo 2, perché se preso in tempo e soprattutto se tenuto sotto controllo, l'aspettativa di vita di un paziente con il diabete di tipo 2 è esattamente pari a quella di un paziente che non è affetto da diabete. Diverso è se la diagnosi di diabete viene fatta dopo anni, quando quindi il diabete ha già lavorato senza essere scoperto, tra virgolette, e quindi ha già dato inizio alle complicanze legate al diabete. O come anche, per quanto si possa diagnosticare presto, se il diabete non si tiene sotto controllo, appunto questo può fare dei danni. Le principali complicanze legate al diabete sono quelle cardiovascolari, ma anche quelle microvascolari, quindi non bisogna soltanto pensare che il paziente diabetico sia a rischio aumentato di infarto e ictus, che sicuramente sono le complicanze più gravi, ma ha anche delle altre complicanze microvascolari molto più insidiose e silenti, che però
mano a mano complicano e peggiorano la qualità di vita, perché il paziente diabetico non controllato, cioè con un diabete non controllato, può andare a rischio di patologie a carico dei reni, a carico degli occhi, ci può essere una disfunzione erettile, ci possono essere alterazioni a carico dei vasi, dei vasi arteriosi delle gambe, quindi si può andare incontro al temibile piede diabetico. Tutto questo, diciamo, se il diabete viene tenuto sotto controllo, si abbassa, cioè il rischio di sviluppare queste complicanze si abbassa fortemente. È il motivo per cui è necessario fare una diagnosi precoce del diabete e anche iniziare fin da subito il trattamento laddove il diabete non sia controllato. In realtà la terapia per il diabete è la prima terapia è la dieta e l'attività fisica, perché basta cambiare lo stile di vita, smettendo l'attività, smettendo di avere uno stile di vita sedentario, iniziando a fare attività fisica, migliorando lo stile alimentare, riducendo il consumo di zuccheri, riducendo il consumo di grassi. Quindi basterebbe in realtà avere un'alimentazione sana e un'attività fisica per migliorare moltissimo il grado di diabete. È chiaro che poi, laddove i cambiamenti dello stile di vita non fossero sufficienti, esistono numerosi farmaci ad oggi per il controllo del diabete, per cui possiamo dirci diciamo abbastanza pronti ad affrontare quelle forme di diabete più ostinate. Importantissimo in questo è anche il controllo dell'obesità, cioè chiaramente il rischio di diabete è altissimo nei pazienti con obesità, motivo per cui anche in pazienti non diabetici la visita endocrinologica può essere necessaria in casi di obesità per prevenire il diabete diminuendo di peso. L'obesità non va necessariamente vista come un problema estetico, cioè l'obesità è una patologia che se non curata può portare a gravi complicanze, tra cui anche il diabete. Quindi questa è un'altra sfera molto importante. L'endocrinologo è la giusta figura, insieme ai nutrizionisti ovviamente, spesso anche agli psicologi, per inquadrare i pazienti obesi e mirare alla perdita di peso come primo atto di prevenzione nello sviluppo del diabete. Abbiamo parlato di obesità come patologia, quindi non soltanto come situazione estetica da migliorare. Che cosa può provocare l'obesità e soprattutto se ci sono elementi, mezzi, strumenti, percorsi che più adatti, al di là della semplice banale dieta, che anche quella comunque deve essere studiata, per migliorare una situazione di obesità. Allora, come dicevo, l'obesità sì, è una patologia e di conseguenza ha delle complicanze croniche. Le più frequenti sono, appunto, come dicevo, l'insorgenza del diabete, la steatosi epatica, quindi volgarmente il fegato grasso, la pressione alta, le apnee notturne nel sonno, un rischio aumentato di ictus e infarti. Quindi appunto non è soltanto un problema estetico, è un problema medico che va cioè che va assolutamente migliorato. Nel 2024 non ci possiamo permettere di essere obesi, perché conosciamo perfettamente quelle che sono le complicanze legate all'obesità e quindi dobbiamo inevitabilmente intervenire sull'obesità per migliorare la nostra qualità di vita e la nostra aspettativa di vita. Allora, ovviamente le prime armi sono la dieta e l'attività fisica, ma spesso questo non basta, soprattutto quando si parla di pesi molto importanti. Diciamo che ad oggi, secondo la classificazione dell'indice di massa corporeo, che è anche se non precisissimo, però è uno dei principali marker che abbiamo per classificare il quadro di obesità, abbiamo delle forme di sovrappeso fino ad arrivare a un'obesità di primo grado, un'obesità di secondo grado che è un pochino più grave, fino ad arrivare a obesità di terzo grado, che vuol dire un'obesità molto grave che diciamo se non presa in tempo può portarci appunto alle varie complicanze legate all'obesità. Ovviamente è molto più di questo, bisognerebbe molto più approfondire, però insomma in generale di fronte a qualunque grado di obesità ci troviamo è utile iniziare un regime alimentare ipocalorico e una dieta, cioè una dieta e un'attività fisica. Ovviamente quando parliamo di pesi molto importanti questo può non bastare, anche perché l'obesità è una patologia e spesso si creano dei circuiti e
dei circoli, diciamo, che da soli con dieta e attività fisica non migliorano. Quindi ad oggi, grazie al cielo, abbiamo la terapia farmacologica per l'obesità, esistono delle categorie di farmaci che aiutano a perdere peso. Questo vale per l'obesità di primo, secondo e terzo grado. Ci sono poi dei quadri di obesità molto gravi in cui anche la terapia farmacologica diciamo non può portare al dimagrimento di cui effettivamente si necessiterebbe, motivo per cui quando ci troviamo di fronte ad obesità molto gravi che non rispondono alla dieta e all'attività fisica e non rispondono alla terapia farmacologica possono essere trattate con l'intervento di chirurgia bariatrica. Ad oggi esistono varie tecniche chirurgiche per la perdita di peso. Chiaramente la chirurgia è il trattamento al quale si arriva quando tutto il resto è fallito, ma questo per far capire come proprio sia necessario perdere peso, al punto che a volte è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico per poter andare incontro a un dimagrimento e quindi a una prevenzione di tutte quelle che sono le complicanze dell'obesità. L'endocrinologo ovviamente si occupa della terapia farmacologica, la chirurgia bariatrica è solitamente il paziente candidato a chirurgia bariatrica entra in un percorso multidisciplinare in cui al chirurgo si associa il nutrizionista, lo psicologo, l'endocrinologo, quindi una serie di figure che collaborano per inquadrare il paziente e candidarlo alla giusta chirurgia. Lo stesso avviene per la terapia farmacologica. È vero che l'endocrinologo prescrive la terapia farmacologica, ma non si può pensare di prendere soltanto il farmaco e nient'altro. L'obesità va affrontata da mille punti di vista, quindi l'endocrinologo fa la terapia, ma deve essere anche sempre presente un nutrizionista che dia le giuste indicazioni, un personal trainer per l'attività fisica e uno psicologo che possa aiutare il paziente obeso a inquadrare la propria emotività, il modo in cui vive la propria obesità, la motivazione, cioè aiutarlo a trovare la motivazione a dimagrire, perché grazie a questo percorso multidisciplinare il paziente appunto piano piano trova la forza di perdere peso e di affrontare questa patologia che è molto subdola e per cui spesso viene sottovalutata. Dottoressa, ho letto che ci sono farmaci che curano il diabete ma che fanno anche dimagrire, è vero? Sì, esatto. Allora, ad oggi la terapia farmacologica dell'obesità consta di numerose molecole che permettono il calo di peso. Tra queste effettivamente esiste una molecola che in realtà era stata introdotta sul mercato farmaceutico per il diabete e quando poi si è visto che questi pazienti diabetici perdevano peso sono stati fatti numerosi studi per vedere se questa molecola potesse effettivamente far ottenere un calo ponderale anche nei pazienti non diabetici ed è così che è nato uno di questi farmaci per l'obesità. Ovviamente non sono gli unici, abbiamo anche altre molecole, anche se purtroppo ad oggi il panorama della farmacologia per l'obesità è ancora molto scarno in Italia. Diciamo che in America esistono moltissime molecole per il calo ponderale, ad oggi qui in Italia ne esistono soltanto tre, che però in attesa che entrino in un commercio anche in Italia le altre molecole attualmente già presenti in altre parti del mondo sono un valido aiuto per il calo ponderale. Ovviamente sono farmaci che devono essere prescritti con criterio, perché esistono vari tipi di obesità, vari tipi di pazienti, ci sono controindicazioni ad alcuni di questi farmaci, così come ci sono farmaci più indicati rispetto ad altri a seconda del tipo di paziente che si ha davanti, quindi non è come prendere un farmaco perché c'è un integratore, nel senso si parla di veri e propri farmaci che devono essere prescritti con consapevolezza, sapendo i rischi, i benefici, il tipo di risultato che si può ottenere e che, ci tengo a ripetere, devono essere sempre associati alla dieta e all'attività fisica per poter avere un reale effetto. Diciamo, sono farmaci, non sono bacchette magiche, quindi non bisogna fare l'errore di pensare prendo il farmaco e dimagrisco. Sì, il farmaco aiuta
aiuta a perdere peso, ma deve esserci un click, diciamo, nel pensiero del paziente obeso, cioè una volontà a voler cambiare stile di vita. Questo, associato alla terapia farmacologica, molto spesso ci dà ottimi risultati, e quindi sicuramente la farmacologia dell'obesità, che speriamo crescerà sempre di più, sarà un ottimo aiuto per aiutare i pazienti obesi a riprendersi in mano il proprio peso e a ridurre il più possibile il rischio di complicanze legato all'obesità. Dottoressa, quindi qui al Buon Ambulatorio Dolce Salute lei si occupa di visite diabetologiche, di visite tiroidee, di analisi legate alla strumentazione appunto di determinate patologie e in generale anche di altre cose specifiche? Appunto, io seguo visite diabetologiche, visite endocrinologiche con ecografia tiroidea, laddove il paziente venga appunto per un inquadramento della funzionalità tiroidea, della struttura tiroidea, o anche altre patologie endocrine come patologie a carico delle paratiroidi, la sindrome dell'ovaio policistico, alterazioni a carico del surrene. E poi, appunto, come dicevamo, anche visite endocrinologiche e diabetologiche, in cui però il paziente giunge per un inquadramento preventivo per la cura dell'obesità. Quindi tutta la parte della terapia farmacologica dell'obesità, e laddove il paziente fosse diabetico, anche la terapia farmacologica del diabete. Quindi diciamo più o meno tutte quelle che sono i problemi ormonali o metabolici del paziente, sono problemi di cui l'endocrinologo diabetologo si prende carico. Diabete e obesità sono due patologie che, come ha confermato anche lei, purtroppo affliggono la maggior parte delle persone, uomini e donne. Ci sono consigli diretti che può dare per evitare o prevenire questo tipo di patologie? Allora sì, sicuramente sia le patologie endocrine che le patologie metaboliche, e appunto nella fattispecie l'obesità e il diabete, sono patologie croniche. Quando ci si trova di fronte a delle patologie croniche, la cosa da evitare è lo sviluppo di complicanze. Quindi la cosa più importante da fare è la prevenzione. Per quanto riguarda la patologia tiroidea, l'ecografia tiroidea è il primo mezzo di prevenzione per valutare la presenza di noduli. L'eseguire un semplice assetto ormonale su sangue per valutare la funzionalità tiroidea ci può permettere di prevenire l'insorgenza di ipotiroidismo in quei pazienti che hanno una predisposizione, magari appunto per la loro familiarità. E nel diabete e nell'obesità la prevenzione è anche importantissima, perché appunto prima si prende in mano la situazione e si controlla il diabete e si controlla il calo di peso, prima riusciamo a ridurre il rischio di sviluppare complicanze nel lungo termine. Quindi sicuramente sia per le patologie endocrine che per le patologie metaboliche la prevenzione è la carta da giocarsi per evitare appunto complicanze a lungo termine.